Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Sparks. Oggi andremo a fare una challenge insieme a tutti i miei iscritti che sono presenti su Discord. Andremo a fare una challenge, una partita, diciamo una partita tutti insieme. E ognuna di queste partite avrà dei premi. Quindi mi raccomando, se volete anche voi partecipare qualche volta a questi eventi super rarissimi, dove faccio dei video su Discord con tutti gli iscritti e non solo abbonati, entrate su Discord, trovate il link qui sotto in descrizione. Nel video di oggi andremo a fare una challenge tutti insieme, dove dovremo usare solamente skin speciali, quindi ci saranno ben 32 skin speciali in campo e ci sarà da divertirsi perché ci sarà un luccichio ovunque. Inoltre, chi vincerà questa sfida si porterà a casa un premio che deciderà la ruota dei premi. Iniziate a iscrivervi al canale, campanella attiva, almeno 5.000 like sotto questo video per questo evento insieme a voi iscritti. E ragazzi, sigla! Vado a mettere il draghetto al solito, perché comunque il draghetto è la mia skin ufficiale, ex skin ufficiale. Andiamo a creare il gruppo con il codice 52615. Mi raccomando, non si usano calci, pugni e abbracci. Siete pronti? Si faranno 3 round, nessuno emoz. Il vincitore della partita si porterà a casa un premio, quindi deciso dalla ruota. Quindi ragazzi, iniziamo subito perché siamo 32 su 32. Ok, siamo tutti con skin speciali. Adesso la seconda parte, che tutti non devono usare emoz. Vediamo se riescono anche a fare questa cosa. Se riescono sarebbe fighissimo. Che perfetto, ce l'hanno fatta. Perfetto, abbiamo una lobby pazzeschissima. Chi arriverà? Eccola, Alex usa le mods. Mi raccomando, mod, sapete già cosa fare. Madonna, è bellissimo vedere una lobby piena di skin speciali. C'è tipo il caos. È troppo perché ci sono questi colori tipo luccicosi, pazzeschi, incredibilmente luminosi. E ovviamente chi arriverà alla fine, quindi chi vincerà il mini torneo, chiamiamolo così, porca paletta, mi hanno body bloccato, non fa niente, allora mi servono a me i premi. Chi vincerà questa sfida si porterà a casa un premio con la ruota. Ci siamo over under, tra l'altro una mappa da finale, e oggi la stiamo giocando qui in semifinale con 0 su 8. Partono i nostri speciali, le nostre skin speciali, vediamo chi sarà la skin più speciale del mondo. La skin più forte tra gli speciali. Abbiamo qui davanti Nico che si blocca perché si arrende, no, aspettava il punto giusto per saltare. Ecco Prop che salta con i trick, salta tutti gli ostacoli. Anche se io ormai non faccio più questo tipo di trick perché comunque secondo me fa perdere più tempo con il jump rallentato. E mi sa che Prop va a qualificarsi, secondo posto per Dami. E poi abbiamo anche Piervi, Nico, Ryan, Genesis, Vamp e per finire Evelyn. Andiamo al round finale allora, vediamo chi sarà il finalista o meglio il vincitore di questo primo round. E poi andiamo anche a girare la ruota per vedere cosa vinceranno. Laser Tracer, qui vedremo sicuramente dei pugni, no, perché non si possono usare le mods. Quindi adesso si gioca tutto di abilità e di pazienza, quindi più salti vedremo o panzate sul terreno. Vediamo chi sarà il più forte con i salti e con le agilità in questo gioco. Uno è sparito, non so che è successo. Ne ho visto uno sparire, è possibile? Attenzione, eccolo Piervi, che saltella come un canguro. Aia, mette le mozze del teschietto, quindi vuole dire a tutti che perderanno, perché sarà lui il vincitore. Attenzione Piervi di panza, salta, con la sua panza rimbalza per bene sul terreno. Ecco Evelyn, zitta zitta, che se ne mette in quell'angolino, dice qua non mi disturba nessuno, mi sto qua, calmo calma. Tanto tra poco prenderà un laser, già lo sappiamo bene come funziona. E come me, aia, due laserati, credo per body block. Ottima la tattica del body block quando non ci sono le mods. È la tattica più efficace per vincere su Laser Tracer. Abbiamo come finalista, attenzione, un altro body block. Abbiamo Evelyn, Prop, Nico che è stato appena svampato dal laser. Quindi una finale a tre, attenzione. Abbiamo Vamp, Evelyn e Prop. Quindi 2M e un DRX. Proviamo a predictare le morti. Allora, Prop secondo me verrà body bloccato da Vamp, mentre Evelyn morirà da solo col laser. Perfetto, era già predictato dall'inizio questo qua. Tanto tra poco prenderà un laser, già lo sappiamo bene come funziona. Quindi abbiamo Vamp contro Proplo. Ha il bonus M perché giochi in casa. E adesso sarà tutta una partita molto combattuta tra loro due. Attenzione, quasi body block. E su Vampstar che sta rischiando tantissimo e perde. Niente, il bonus non ha funzionato, è stata una gufata mi sa. La vince lui, DRX Prople. Ecco qui la ruota dei premi. Giro la ruota e il premio che andrà a portarsi a casa BRX sono ben 70 Stumble Coins. Secondo round, vi ricordo ragazzi, voi che entrate avete anche una responsabilità, quindi siete voi stessi responsabili del vostro ban. Buoni, siamo tutti con la speciale, si inizia. Finalmente il round può andare avanti. Vediamo che cosa succederà. Niente emoticon, bravissimi ragazzi. E la gente non riesce a trattenersi. Fanno le altre emoticon. Perché è più forte di loro. Devo premere almeno un emoticon, sennò
impazziscono. Si va qui, ragazzi, occhio, occhio. Qui si pestano tutte le teste. C'è lo Sparks che schiaccia tutti. Non si capisce niente, sto cascato, no? C'era troppa confusione. Non si capiva niente. Correte, correte. Ovviamente solo l'unico che è stato spinto di sotto. Gli altri tutti immuni. Che Sparks giustamente c'ha l'anti-immunità in questo round. Vai, giocate, andate a vincere, che ci saranno i premi per voi. C'è più affluenza di draghi rossi. Sembra una sfida tra draghi rossi e Capitan Golden Heart. Sono le skin con più usate. E aia, floor flip. Proprio mappa è bellissima, completamente bellissima. Non vedo l'ora di vedervi giocare qua. Insomma, qui abbiamo Pietro con la skin del drago, che vuole rappresentare proprio il team draghi di Sparks. E qui tutti niente, adesso saranno tutti qua a combattere con questa piattaforma. Vediamo che succederà, se la porteranno a pareggio, in modo che poi vanno tutti quelli che sono presenti in questa lobby o no. Ecco, appena l'ho detto si sono salvati, guarda. Vediamo. Ecco che parte un draghetto. Ecco Chris, il draghetto che sta andando verso l'arrivo, che vuole far vincere i draghetti rossi. Mentre abbiamo qui anche Evelyn, abbiamo appena beccato col ninja blu. Il ninja letto, attenzione Evelyn che lag, spara che cade, invece non cade, i cheat. Poi abbiamo qui anche Demon, abbiamo Pino 2.0, che è la versione evoluta perché è quella che sa fare più trick, prima era 1.0. Vai Pino, vai, che se la può fare? Niente, si è abbassata la piattaforma. E passano gli altri due, attenzione, ultimi due posti. I primi due, ecco, arriva Zaid con... Piero dove è andato? Piero è andato dritto, si è tirato di sotto. Perché? Comunque, ecco che vince. Andiamo su Jungle Roll. Vediamo un po' il signor Bandux dietro a Pino 2.0. Attenzione a Pino, ricordiamoci che la versione sempre evoluta di Pino 1.0, che cerca di vincere in questo momento il round con il suo ninja elettrico blu, a meno che non scivola e cade sotto. È caduto, per in questo momento cascano tutti. Attenzione, primo posto per ora Frost con il Capitan Golden Heart, la skin del Capitano Dorato, che fa il pollice in giù perché ha paura di essere gufato, ma tranquillo, non succederà niente, andrei a vincere senza problemi. Vai, ce la puoi fare, ce la puoi fare signor Frost, c'è solamente Evelyn dietro di te, nessun altro. Attenzione, passa attraverso e si porta a casa la win, il signor Frost. Andiamo a girare la ruota per Frost. Il signor Frost si porta a casa di nuovo 70 Stumble Coins. Buono, così vi trovate un'altra skin speciale. Buono, interessantissimo. Prima di continuare facciamo i tre giri fortunati. Musica a palla. Vediamo cosa troviamo in questi giri. Buone, forse 10 gemme, eh? No, 3 Stumble Tokens. Schifo. Andiamo col secondo giro. E poi andiamo a fare una partita, giusto per vedere se riusciamo a pigliarci un'altra corona del giorno. Buone, se 10 gemme forse. Buone, 10 gemme sono buone. Terzo giro fortunato. E qua ragazzi 150 gemme. Cheat. Non comune, eh? È il tizio di Heyday. Il venditore, Mr. Fabio. Questo non ce l'avevo. Sì. Vai, giochiamo sta partita e andiamo a vincere, va. E inizia subito qui. Vediamo se possiamo riuscire a scavalcare subito sta zona. Abbiamo tantissima gente. Sicuramente sarà nel calcio, quindi me ne salgo da qua sopra. Io niente, sono cascato come un broccolo. Userò io il calcio allora, scusa. Uno bello strike. E qui proveremo a saltare in testa a tutti, letteralmente in testa a tutti, così, bravissimo. Andiamo dritti dritti all'arrivo, rischio, porca paletta, veramente. E vabbè, tanto recuperiamo, shit. Però si è presa una mazzata. Noi scendiamo qua. Ma sa, abbiamo comunque recuperato, comunque sono scarsi. Ho pensato di no, vai. Bello che sto calcio qua fetente. Decimi, dai, andiamo al secondo round. Stumble Soccer, in campo lo Spaxaldo, però col drago. Vediamo se abbiamo un team decente o no. Guarda che... Vai difensore. Buona la parata qua. Ma si parte. C'è Lollo, attenzione. Prova il tiro. Ma che gullasso. Ma vado, sono troppo forte a calcio qua io. Devo fare il mondiale di calcio di Stumble Guys. Attenzione. Vediamo se riusciamo. Vabbè, un altro gol. Vabbè, che gollazzo. Una doppietta. Non so neanche come ho fatto, ma è stato bello perché c'è stata una carambola tipo con la traversa. Comunque 3-0 per il team blu. Partita spenta. Ormai chiusa sul 3-0. I gialli non riescono ad attaccare. Tutta per il team Sparks. Il team blu 4-0. Ancora un altro gol. No! Annullato perché era già finita la partita. Niente, era gol comunque. Dobbiamo giocarcela tutto sullo stempo adesso. Vai. Partiamo subito con lo sprint. Dobbiamo stare attenti qui col timing. Vediamo se siamo bene il kick. Adesso mi danno un kick da dietro e esplodo io. Vediamo un po'. Nessuno mi sta kickando. Potrebbero kickarmi in questo momento, no? Potrei vincere. Aspetta, potrei vincere. Zitto. Vediamo se me la posso giocare bene qua. Qua non voglio rischiare niente. Ma faccio chill senza scavalcare niente. Come se bugga. Perfetto così.
E ragazzi, andiamo a portarci la vittoria. Quindi niente, oggi due vittorie fatte con le skin speciali, non da me ma da altri due giocatori, che si portano a casa ben 140 stumble coins totali. E poi mi arriva la vittoria a me, che mi porta invece a quota. Errore, errore. Fatemi sapere se anche voi ogni tanto avete questo errore qua quando finite la partita, o se sono solo io ad avere questo problema col mio account. Cioè veramente incredibile, una su tre mi dà un problema del genere. Ok ragazzi, chiudiamo il video. Mi raccomando, venite live pomeriggio alle 5, perché ci sono tornei con i sub. Da Spax è tutto, alla prossima. Bella.